Questo è il parco nazionale di Lengue, nel Malawi. Paragonato alla maggior parte dei parchi nazionali è molto piccolo, tuttavia è un luogo estremamente importante perché dà rifugio a una delle antilopi più belle. Questi sono Niala. Si tratta di una timida specie di foresta che vive solo in alcune ristrette aree nell'Africa sudorientale. Il maschio e la femmina sono molto diversi. Si potrebbe quasi pensare a due specie distinte. Le femmine sono prive di corna e appaiono di colore bruno-rossiccio, mentre i maschi sono di un grigio scuro e ornati da lunghe frange di pelo su tutto il corpo. Il parco di Lengue venne originariamente creato per la protezione del Niala. E una delle sue ultime roccaforti e la sua densa vegetazione è per questo animale un ambiente ideale. In effetti, gli sforzi per proteggerli hanno avuto un tale successo che la popolazione è aumentata al di là di ogni previsione. Ciò ha creato un problema. Oggi nel parco non vi è più spazio sufficiente per tutti i Niala di Lengue. Il Parco Nazionale di Lengue è situato nella piana alluvionale del fiume Shire, in Malawi. La maggior parte della vallata inferiore del fiume una volta appariva così. Ma oggi gran parte della vegetazione di medio e alto fusto lungo le rive è scomparsa in seguito agli insediamenti umani e alle trasformazioni agricole. Lengue fu dapprima istituita come riserva di caccia nel 1928, soprattutto per gli sforzi di un piantatore di cotone locale di nome Rodney Wood. A questi capitò una volta di uccidere qui tre maschi adulti di Niala, quando aveva in realtà l'intenzione di abbatterne uno solo. Tormentato dal rimorso, egli decise di non cacciare più il Niala e al contrario di impegnarsi per la sua protezione. Più di recente, lo stesso presidente del Malawi ha promosso Lengue da semplice riserva a parco nazionale. Nella stagione secca, a Lengue rimane pochissima acqua. Fino a poco tempo fa, i Niala e altri animali qui residenti dovevano uscire dal parco per bere. Una volta all'esterno, le antilopi erano alla mercé dei bracconieri che le uccidevano per la loro carne. Lengue non offriva dunque ai Niala una completa protezione. La soluzione stava nel provvedere una riserva d'acqua permanente all'interno del parco. Così un pozzo venne scavato e l'acqua pompata alla superficie per creare uno stagno artificiale. Il primo esperimento si rivelò molto positivo e ora vi sono quattro pozzi che assicurano acqua per tutto l'anno. I Niala bevono in media una volta al giorno, abitualmente al mattino. Durante la stagione secca, quando l'acqua non è reperibile altrove, essi si riuniscono in gran numero presso questi pozzi artificiali. Oltre a soddisfare le necessità degli animali, i pozzi sono un ideale luogo d'osservazione per i turisti che frequentano il parco. Lengue possiede una notevole varietà di specie di grosse dimensioni. Tra queste, i Niala sono certamente i più numerosi. I grandi predatori come i leoni o i leopardi sono ormai rari nel parco, ma i Niala conservano ancora la loro naturale diffidenza quando vengono ai pozzi per bere. L'assenza di predatori è una delle ragioni che hanno permesso loro di prosperare. Questo maschio strofina le corna nel fango. Le antilopi non possono sudare, ma la parte centrale delle loro corna è attraversata da fitti vasi sanguigni. A fondarle nel fango aiuta i grossi maschi a mantenersi più freschi nel caldo intenso. Il branco che si avvicina alla pozza è costituito da animali di entrambi i sessi. Un maschio annusa una femmina per verificare se è pronta all'accoppiamento. A differenza dei maschi di altre specie di antilopi, i maschi di Niala raramente combattono tra loro. Quando due maschi del medesimo rango sociale si incontrano, essi si limitano ad una parata.
La criniera lungo il loro dorso viene sollevata e così l'ampia coda. Ciascun maschio adotta un particolare atteggiamento, camminando lentamente e presentando il fianco al proprio rivale. Ciò lo fa apparire più grande di quanto realmente non sia. È una forma di guerra psicologica, nella quale l'individuo i cui nervi cedono prima risulta perdente. Questo rituale evita che gli animali si feriscano in un combattimento vero e proprio. Durante la prima parte del giorno, una processione costante di Nyala assetati visita i pozzi artificiali. Le femmine cominciano a riprodursi intorno ai 2 anni di età e molte sono accompagnate dai loro piccoli. Ogni giorno nella stagione secca, grandi branchi di Nyala vengono a bere agli stagni artificiali del Parco Nazionale di Lengue. Ma una varietà di altri animali fa ugualmente assegnamento su queste riserve d'acqua. Lengue possiede una propria popolazione di facoceri, anche se essi non godono di molta popolarità presso i Nyala. Quando i facoceri vengono a bere, i Nyala abbandonano temporaneamente il campo. I facoceri sono coraggiosi e imprevedibili, e i Nyala appaiono nervosi quando essi sono nei paraggi. Talora i facoceri sono particolarmente aggressivi. Una volta che il luogo è a loro disposizione, essi saziano la propria sete. E dopo non hanno fretta di andarsene. Al contrario, si godono un rinfrescante bagno di fango. I facoceri amano il bagno. Ricoprendosi di fango, mantengono la pelle a posto, mentre una buona strofinata li aiuterà a disfarsi dei parassiti. Ma nella calura del giorno i caratteri a volte si accendono. Finalmente i facoceri tornano nel folto. Il loro posto è preso da un kudu maggiore. Una delle più belle fra le antilopi, il kudu maggiore raggiunge 1,5 metri alla spalla. Solo i maschi possiedono le corna a spirale che possono sfiorare 1,80 metri di lunghezza. Come i Nyala, i kudu brucano le foglie degli alberi. Ma i kudu, essendo più grandi, si alimentano a un livello più alto e così non vi è competizione fra le due specie. Il tragelafo striato è un altro stretto parente del Nyala, ma si tratta di un animale più piccolo, meno imponente del suo cugino. Mentre il Nyala frequenta le pozze in grossi branchi, i tragelafi striati arrivano in piccolo numero. Il minuscolo nesotrago muschiato di Livingston, o Suni di Livingston, supera appena i 30 cm d'altezza. È una delle antilopi più piccole. Vi sono anche scimmie nel parco. Questa specie, il samango o cercopiteco blu, è rara. Piccoli gruppi vengono a bere lungo le rive delle pozze. Ma esse sono realmente nel proprio ambiente tra gli alberi, dove si nutrono di frutti e di foglie.
Le manguste striate visitano le pozze con uno scopo diverso. Sono venute a cercare le rane lungo le rive. L'ombretta e le cicogne a collo lanoso sono qui con la stessa idea. Le pozze artificiali di Lengue si sono dimostrate di grande utilità non solo per i Niala, ma per tutti gli animali che vivono qui. Anche se non vi è più il problema dell'acqua nel parco, la stagione secca crea altre difficoltà. A mezzogiorno la temperatura spesso sale oltre i 43 gradi. Pochi animali desiderano esporsi a questo caldo feroce. I Niala cercano l'ombra dei fitti cespugli, dove essi rimangono finché la temperatura nel tardo pomeriggio non scende. Ma vi è un altro, più serio problema. In questo periodo dell'anno, i Niala hanno difficoltà a trovare cibo in quantità sufficiente. Quando l'erba si secca, diventa inadatta per le antilopi, che si rivolgono al fogliame degli alberi. Ma ora vi sono troppi Niala nel parco. La linea di pastura in questo cespuglio mostra come essi abbiano brucato tutte le foglie alla loro portata. In alcune zone del parco la vegetazione è stata spogliata in modo quasi totale. Ma i Niala non sono i soli responsabili dell'attuale stato della vegetazione. Queste sono termiti mietitrici. Anch'esse si nutrono di erbe, tagliandole e trasportandole nelle cavità in cui vivono. Per i grandi erbivori, la conseguenza di tutto ciò è la fame. I terreni che circondano le pozze d'acqua sono particolarmente spogli, perché è qui che i Niala si concentrano maggiormente. Recentemente i Niala di Lengue sono aumentati a un punto tale che il loro numero ha dovuto essere ridotto. Ma prima è stato necessario accertare quanti ve ne fossero realmente nel parco. Per molti anni la Società per la Conservazione della Fauna in Malawi ha tenuto sotto controllo l'andamento della popolazione, ma ora il Game Department vuole censire le mandrie in maniera più precisa. Poiché la maggior parte dei Niala si concentra presso le pozze nella stagione secca, pochi ne vengono dimenticati. Ma tentare di censire una fitta folla di Niala all'abbeverata è una faccenda particolarmente difficile. I ricercatori sono stati aiutati dal fatto che nessun Niala è identico all'altro. Piccole differenze nel disegno delle strisce si evidenziano a un occhio esperto. Esse sono indicative come le impronte digitali. Alcuni animali possono essere identificati in base ad altri elementi. Questo maschio ha perduto la punta di una delle sue corna. Mentre questa femmina ha una piccola arricciatura sull'orecchio destro. Questo strano individuo è un ermafrodito. Ha la colorazione di una femmina, ma corna di cui qualunque maschio sarebbe orgoglioso. Questo maschio adulto sembra non sappia esattamente come comportarsi con lui. Cominciando dalle osservazioni su individui conosciuti, è stato possibile calcolare il numero complessivo di Niala nel parco. Nel 1981 è stato stimato che ve ne fossero circa 4.000. Così venne deciso che alcuni dovevano essere eliminati operando una selezione. Il modo più facile è quello di avvicinare gli animali dopo il tramonto, quando sono al pascolo. Uccidere queste magnifiche antilopi può sembrare una misura drastica, ma è vitale che la popolazione di Niala sia contenuta entro certi limiti prima che l'ambiente venga ulteriormente danneggiato. Dei Niala morti viene fatto buon uso. La loro carne è ottima e può essere vantaggiosamente ceduta alla gente che vive fuori del parco. Le pelli vengono conciate e trasformate in tappeti, così nulla va sprecato. Perfino le corna dei maschi possono essere vendute come souvenir. Tutto ciò aiuta a recuperare fondi essenziali per il mantenimento e il miglioramento di Lengue.
È in fase di realizzazione un esperimento per verificare se i Niala possano essere allevati su base commerciale. Individui catturati nel parco sono stati trasferiti in un grande recinto dove la loro dieta è costituita dagli scarti di un'azienda per la produzione di canna da zucchero. L'idea è quella di impiegare i terreni periferici dove i Niala normalmente non sono presenti. Se avrà successo, questo esperimento potrà essere ampliato e un numero maggiore di Niala impiegati quale preziosa fonte di carne per gli abitanti del luogo. Oltre a contenere il numero dei Niala, il Parco Nazionale di Lengue ha altri problemi da risolvere. La canna da zucchero e il cotone sono essenziali per l'economia del Malawi e le grandi piantagioni già premono ai confini del parco. Costose recinzioni sono necessarie per impedire che gli animali si spostino su territori esterni coltivati. Alcune zone nella vallata del fiume Shire sono state completamente spogliate per l'eccessivo sfruttamento da parte del bestiame domestico e per il taglio intensivo del legname usato poi come combustibile e materiale da costruzione. Con gran parte del legname già usato, le popolazioni del luogo si trovano a dover affrontare il problema dell'approvvigionamento. Nel Parco Nazionale di Lengue vedono del legname che ad essi pare facilmente ottenibile. I Niala di Lengue sono un esempio emblematico della mancanza di spazio nel parco, ma recentemente Lengue è stato ampliato da 48 miglia quadrate a circa 350. Ciò lo renderà interessante per un numero ancora maggiore di specie animali. Ma è improbabile che da questo ampliamento i Niala possano trarre beneficio, perché le nuove aree non sono adatte a loro. Così sono stati fatti dei piani per la sistematica riduzione del numero dei Niala a un livello più facilmente controllabile. Con pochi predatori naturali presenti a Lengue, questa è probabilmente l'unica maniera di stabilizzare la popolazione.